Buonasera, bentrovati alla terza edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca parlando dell'operazione del blitz dei NAS dei Carabinieri di Pescara che nelle ultime ore hanno visitato 19 ristoranti etnici e sushi wok, 5 le attività sospese per carenze igienico-sanitarie e sequestrati alimenti per 650 kg, sequestri operati perché gli alimenti erano privi dei requisiti di tracciabilità. Vediamo il servizio. Capitano Candeli, operazione importante conclusa nelle ultime ore, il prosieguo in un'altra operazione che avevate iniziato nelle settimane scorse. Sì, ovviamente il prosieguo dei controlli nella filiera alimentare. Abbiamo controllato numerose attività di ristorazione etnica, 19 in tutto l'Abruzzo, dai confini col Teramano ai confini col territorio molisano fino all'entroterra dell'Aquila. Nel corso di queste ispezioni abbiamo dovuto sottoporre a sequestro sanitario e quindi destinato poi alla distruzione 650 kg di carne e pesce. Ne sono scaturiti i provvedimenti grazie all'intervento tempestivo dei servizi igiene e del servizio veterinario delle ASL competenti, provvedimenti di sospensione e chiusura di 5 attività di queste 19 controllate. E ne sono conseguite anche delle infrazioni, sono scattate 27 infrazioni nei confronti di questi ristoratori, 35.000 euro più o meno la somma delle infrazioni elevate e tutto per le violazioni igienico-sanitarie, ma anche in tema di tracciabilità, ma anche in tema di autocontrollo. Però ecco, le violazioni più gravi sono quelle igienico-sanitarie. Abbiamo trovato situazioni veramente gravi, ci sono delle cucine che erano invase da unto, le immagini sono anche abbastanza eloquenti, riproducono una cappa aspiratrice che presentava uno strato di unto piuttosto solido, con rischi sia per l'igiene che ovviamente anche per il pericolo di incendi che si possono propagare. I controlli sulla carne e sul crudo per le modalità di trattazione del crudo e di scongelamento della carne. Si parla tanto di sushi, si parla tanto di ristorazione etnica, però ecco, va fatta con professionalità e le attività operative di questi ultimi giorni hanno riscontrato purtroppo alcune approssimazioni. Si parla tanto di zoonosi parassitarie, di anasachidosi, sono quei rischi ai quali noi dobbiamo cercare di andare a reprimere attraverso delle attività di controllo piuttosto diciamo serie ma anche costanti nel tempo, perché andare a controllare le attività soltanto in un solo periodo dell'anno ecco, può delle volte rivelarsi non particolarmente utile per custodire la filiera e per garantire a tutti i cittadini abruzzesi di rivolgersi alle strutture sicure. Lasciamo per il momento la cronaca, ci spostiamo a Chieti dove questa mattina sono stati presentati i progetti di razionalizzazione delle amministrazioni statali. Secondo le stime a partire dal 2017 apriranno i cantieri per la riqualificazione della ex caserma Berardi e dell'ex ospedale militare Bucciante. Francesca Romana Testi. A Chieti oggi si presenta il piano di razionalizzazione delle amministrazioni statali e dei lavori per la nascita del primo federal building in Italia. La buona notizia resta il dietrofront del governo sul caso dell'accorpamento delle prefetture. Ci saranno tre grandi poli al servizio della città di riorganizzazione degli uffici pubblici prevalentemente statali, uno destinato a un vero e proprio polo della cultura, un altro agli uffici finanziari dei corpi di polizia ad altre funzioni e poi la cittadella giudiziaria che va prendendo forma. Ecco, siamo molto oltre la politica dei tagli, siamo finalmente nella fase degli investimenti. Tra i primi a battersi contro la manovra del governo era stato proprio il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che aveva anche incontrato il ministro degli interni Alfano. Io credo che sia stato soprattutto il ripensamento del governo su un provvedimento che non può essere adottato in ragione di una scelta numerica, ne tagliamo 20, ne tagliamo 18, ne tagliamo 13. E poi credo che sia valsa, soprattutto per la nostra di prefettura, proprio questa organizzazione che come città ci siamo dati e come uffici periferici dello Stato è stata data alla presenza sul territorio, che indubbiamente ha fatto riflettere il Ministero, in particolare dell'Interno, sul fatto che forse Chieti non meritava l'accorpamento, essendo un progetto pilota proprio per la soluzione al problema dei costi degli uffici periferici dello Stato. Il rischio però non sembra scampato del tutto, così come ha spiegato anche il prefetto di Chieti.
Adesso bisognerà vedere nel 2017 e 2018 cosa accadrà in realtà. Sicuramente ogni pausa che possa consentire una riflessione quanto più approfondita è benvenuta, ma questo non è l'interesse della Prefettura in quanto tale, ma della Prefettura in quanto istituzione. Dicevo prima con dei colleghi di altri uffici che la ragion d'essere della Prefettura come di altri uffici analoghi è quella della prossimità al territorio. Nel momento in cui venisse meno la prossimità al territorio probabilmente verrebbe meno anche l'utilità di un istituto così importante. Cambiamo argomento, a rischio le concessioni demaniali. Secondo la direttiva europea Bolkestein, infatti, non ci sarebbe più spazio per proroghe. Prima dell'estate potrebbero finire all'asta gli stabilimenti balneari. Ad intervenire è stata la Regione Abruzzo con il consigliere Luciano Monticelli, che ha incontrato il ministro per gli affari regionali Raffaele Costa. Concessioni demaniali all'asta per i balneatori italiani, questa la tanto temuta direttiva Bolkestein, che ieri ha visto partire alla volta di Carrara associazioni di categorie Regione Abruzzo. L'annuncio era stato quello del mancato rinvio al 2020 e dunque il rischio tangibile di perdere i propri stabilimenti in tempi brevissimi, forse anche prima dell'estate. Abbiamo voluto confrontarci con lui e con le altre regioni perché noi chiediamo l'applicazione o la disapplicazione in questo caso della direttiva Bolkestein, perché nulla a che fare con gli stabilimenti balneari, perché sono concessioni di beni, non di servizi, e poi perché anche nella 123/2006 cosiddetta direttiva Bolkestein, nell'articolo 12 si parla ampiamente dove la risorsa non è limitata, non si applicano le aste. Abbiamo voluto ribadire, speriamo che questa volta sia la volta buona perché i tempi sono stringenti, al Ministro di attivare quelle politiche soprattutto tra il Governo e il Parlamento e la Commissione europea. L'incontro si è concluso con due richieste da parte della Regione per rimodulare una direttiva che proprio nel suo corpo fondante spiega l'impossibilità di essere applicata laddove esista la limitatezza del demanio, per non parlare dell'impatto economico che creerebbe su tutte le famiglie che da generazioni hanno investito negli impianti che l'Europa vorrebbe mettere all'asta. E noi ribadiamo ancora una volta, fatto nella conferenza settimana scorsa, il doppio binario, cioè l'applicazione della gara d'appalto sulle nuove concessioni. È un periodo transitorio di circa 30 anni per far rientrare degli investimenti fatti dalle ditte stesse. Ci sarà una seconda fase dopo questo incontro? Ma urgentemente, proprio questa mattina ho riscritto di nuovo al Ministro, di cui convochi urgentemente la conferenza Stato-Regione, la conferenza delle Regioni, e faccia un decreto legislativo, un progetto di legge affinché vada in Europa. Parliamo ora di occupazione. Assemblea dei lavoratori della Brioni ieri allo stadio comunale di Penne contro gli esuberi di 400 operai, esuberi annunciati dall'azienda. Il prossimo 9 marzo i lavoratori protesteranno sotto il palazzo della Regione a Pescara. Vediamo il servizio di Antonio Recanati. Il colpo d'occhio dello stadio di Penne, così pieno di gente sulla tribuna, ha evocato nostalgici ricordi della grande squadra pennese che fu, ma purtroppo non si trattava di avarcord calcistico, ma spettatori erano gli operai della Brioni, riuniti insieme alle sigle sindacali contro i 400 esuberi annunciati dall'azienda francese, motivata che i tagli sarebbero legati alla crisi economica che attanaglia il segmento del lusso, con numeri di produzione sempre in diminuzione. Come prima azione, una grande manifestazione il prossimo 9 marzo, ma ne è annunciata anche un'altra presso la Regione Abruzzo a Pescara, dove a seguire ci sarà un incontro tra i sindacati, la dirigenza Brioni e l'assessore regionale alle attività produttive Giovanni Lolli. In Brioni non è mai successo, non c'è mai stata una dichiarazione di esubero di questa portata, e anche di conseguenza le relazioni sindacali non possono essere come erano fino a ieri. Adesso si parla di licenziamenti forzati, a questo punto il nostro atteggiamento è completamente diverso. Da oggi si comincia la lotta per mantenere il posto di lavoro. Noi proporremo la dichiarazione dello stato di agitazione, un pacchetto di 16 ore di sciopero, perché questo territorio non si può permettere di perdere 400 posti di lavoro. Intervenga il Ministero con risorse aggiuntive, perché abbiamo necessità di avere un piano industriale e una soluzione a tutti. Confidiamo principalmente sia nella Regione che nel Governo nazionale che possano darci novità per ridurre l'esubero al massimo. C'è invece rabbia e non rassegnazione negli occhi e nelle parole degli operai che ieri hanno affollato la tribuna dello stadio di Penne. Perdere 400 posti di lavoro, oltre che rovinare tante famiglie, sarebbe una massata terribile per tutta la città.
Non so di chi è la colpa, a chi attribuire questa colpa. Sicuramente il nostro lavoro non è più apprezzato nel mondo, quindi penso che i nostri dirigenti si debbano chiedere il perché di questa cosa qui e perché adesso ci ritroviamo in questa situazione qui. Lavoro dalla Brioni da ben 27 anni e tutta questa realtà non me la sarei mai aspettata. Sinceramente io do la colpa la maggior parte ai dirigenti, perché sono convinta che loro abbiano fatto tutto questo macello, e chiedo un appello alla Kering: per favore non mandate tutta questa gente per strada. E proprio sulla vicenda degli esuberi alla Brioni di Penne, il deputato di Sinistra Ecologia e Libertà Gianni Melilla ha presentato una interrogazione ai ministri di Lavoro e Sviluppo Economico, chiedendo quali iniziative vogliano intraprendere per scongiurare la crisi occupazionale dell'azienda. E noi torniamo alla cronaca, perché sarebbe morto per cause naturali legate alla sindrome della morte in culla il bimbo di 4 mesi che lunedì scorso era stato trovato privo di vita all'interno di un appartamento di via Chiarini a Montesilvano. E quanto emerso dall'esame autoptico eseguito quest'oggi all'ospedale di Pescara dal medico legale Ildo Polidoro, su incarico del PM Silvia Santoro, che ieri aveva aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L'autopsia sul corpo del bambino è durata circa 4 ore. Occorrerà attendere ulteriori accertamenti di tipo microbiologico, tossicologico, farmacologico e istologico per verificare le cause più specifiche della morte. Cambiamo ancora pagina. I sindacati criticano l'articolo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore. In particolare la CGIL dichiara: non c'è nulla di meno oggettivo dei dati, occorre una operazione verità. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore il titolo: il PIL 2015 cresce dello 0,8%, lavoro 70.000 posti in più. Come commentarlo? Commentiamo dicendo che occorre forse un'operazione verità su questi posti che crescono. Sicuramente come sindacato bisogna guardare positivamente che crescono i posti di lavoro. Dobbiamo capire a che cosa è dovuto, se agli sgravi contributivi messi nella legge di stabilità o se è effettiva e vera occupazione, e quindi bisogna guardare a lungo termine in cosa si tradurranno. Ecco, Renzi parla di un boom del Job Act impressionante, definito impressionante. Il Jobs Act, come lo vogliamo considerare, come contratto che riduce i diritti man mano che le persone entrano, se questo è lo sviluppo del Paese, noi chiediamo giustamente una giusta riflessione per capire se in effetti questi si tradurranno in un'occupazione vera, un'occupazione con diritti e un'occupazione che consenta soprattutto alle giovani generazioni di guardare con serenità al loro futuro. Un commento anche sul dato che a gennaio bene gli over 50, ma sale la disoccupazione giovanile? E questo è il problema, perché gli effetti di questo trend riguardano soprattutto una fascia di età molto elevata e la preoccupazione grande è soprattutto sui giovani, perché noi già abbiamo a livello generale una disoccupazione altissima. Se continua a salire, forse una domanda ce la dobbiamo porre, ecco, nel senso di: ma che tipo di occupazione stiamo costruendo? E soprattutto per i giovani. Vi faccio un esempio: stanno crescendo moltissimo le iscrizioni ai licei scientifici, stanno diminuendo le iscrizioni a quelli che sono gli istituti professionali, gli istituti che in teoria nel passato dovevano costruire posti di lavoro oppure le figure tecniche intermedie, no? Nei processi lavorativi. Allora anche su questo occorrerà riflettere per capire che tipo di sbocco occupazionale si sta costruendo per questi ragazzi, perché se aumenta così tanto la disoccupazione giovanile vuol dire che non ci sta un tessuto produttivo che possa poi metterli dentro. Parliamo ora di economia, perché a sostegno delle imprese e del mercato la Banca dell'Adriatico mette a disposizione 300 milioni di euro per finanziare progetti di investimento, migliorare l'assetto creditizio e sostenere la liquidità aziendale. Secondo i dati si registra una piccola crescita anche sul nostro territorio, si parla ancora di imprese che hanno necessità di sostegno. Oggi c'è un incontro dove si parla anche con degli esponenti delle banche del nostro territorio. In questo senso, guardando il quadro che si sta facendo in Abruzzo e anche guardando quelli che sono ovviamente i canali più importanti, qual è la situazione? Situazione come sempre a tinte chiaroscuro. Vi sono imprese che vanno bene, che hanno internazionalizzato il prodotto, hanno conquistato mercati esteri,
Qui il supporto delle banche diventa fondamentale per una serie di argomenti di tipo tecnico legati a prodotti finanziari specifici. Quindi oggi siamo qui in un convegno organizzato dalla Banca dell'Adriatico e quindi sentiamo anche le proposte della banca. La notizia è la disposizione di 300 milioni di euro per le imprese e la notizia è soprattutto che quello che era lamentato era la difficoltà di accesso al credito. Questo è un intervento che cambierà le sorti delle imprese? Assolutamente sì. Il target sono le 110.000 imprese presenti in questa regione, quindi non c'è un limite dimensionale, non c'è un limite al settore. L'unico requisito che chiediamo è che siano aziende che hanno voglia di investire, di crescere, di agganciare la ripresa dell'economia. Quello che ci si chiede è quale sia la fotografia dell'impresa abruzzese, soprattutto quando si parla di piccola ripresa, quali siano i comparti che la stanno trainando? Dopo gli anni difficili iniziati nel 2009, che avevano comportato un calo importante delle esportazioni sui mercati esteri, dal 2014 abbiamo iniziato a vedere dei segnali di recupero anche per le esportazioni dell'Abruzzo. Nel 2015 questi segnali di recupero si sono consolidati e nei primi 9 mesi dell'anno le esportazioni abruzzesi sono aumentate del 3-6% in termini tendenziali e i settori trainanti sono stati settori a medio-alta tecnologia come l'automotive, come anche la farmaceutica che hanno registrato aumenti importanti dell'export, ma anche settori tradizionali, in particolare il settore agroalimentare. Parliamo ora di sanità perché Rinaldo Tordera è ufficialmente stato nominato nuovo manager della ASL dell'Aquila, una nomina che arriva dopo tante polemiche ed attese. Giorgio Alessandri. Tordera doveva essere e Tordera è stato. Nell'ultimo giorno utile la giunta regionale ufficializza la nomina del nuovo direttore generale dell'ASL, Sulmona Vezzano L'Aquila, ponendo fine ad oltre un mese di dibattito, polemiche e strali, tutti interni al PD aquilano. Ha vinto la linea sposata dalla prima ora dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che ha da sempre auspicato la nomina di un manager alla guida dell'azienda sanitaria, sponsorizzando la figura dell'ex direttore generale della Carispac e attuale, almeno fino a ieri, amministratore unico della SM, l'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti nel capoluogo. Nel suo curriculum una serie di incarichi prestigiosi, dalla presidenza dell'ente teatrale L'Uovo a quella di amministratore delegato di Sviluppo Italia, fino a quella di capo del comitato tecnico della costituenda Banca dell'Aquila, impresa che, almeno finora, non ha ancora visto la luce. Sconfitto, o comunque fortemente ridimensionato, il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci e una serie di amministratori locali che, al contrario, hanno pubblicamente caldeggiato la nomina di una figura interna alla ASL, possibilmente un medico. Il compromesso alla fine è stato trovato salomonicamente con la nomina di vice di Tordera di Roberto Marzetti, già manager dell'ASL prima di Giancarlo Silveri, che il 31 dicembre scorso ha rassegnato le dimissioni. Una scelta che comunque potrebbe non ricomporre i cocci all'interno del PD aquilano, dove già si scaldano i motori in vista delle amministrative dell'anno prossimo. Sullo sfondo i sindacati, che hanno più volte stigmatizzato la scelta di D'Alfonso e Cialente, annunciando ricorsi al TAR e alla magistratura per una presunta inidoneità della figura di Tordera. La partita da giocare è complessa, soprattutto in virtù del quadro di riorganizzazione della sanità e degli scenari che potrebbero aprirsi con la facoltà di medicina. Per questo la rettrice dell'Ateneo Aquilano, Paolo Inverardi, ha auspicato un incontro al più presto con il new manager Tordera. E dall'Aquila andiamo a Pescara per parlare di una iniziativa del Movimento 5 Stelle che critica l'amministrazione comunale che richiede il pagamento del canone COSAP anche per le occupazioni relative al superamento delle barriere architettoniche. Consigliera Sabatini, tassa sull'accessibilità, i cittadini pagano a Pescara anche questo che voi definite un balzello, perché? Sì, è un canone per l'occupazione del suolo pubblico, per le attività commerciali, quindi gli edifici pubblici che vogliono mettere rampe e scivoli per l'accessibilità, quindi per abbattere le barriere architettoniche. Lo abbiamo scoperto, cioè il comune di Pescara chiede l'occupazione del suolo pubblico anche per queste strutture che abbattono le barriere architettoniche e le cifre sono molto elevate, si arriva a circa 422 euro da dare ogni 3 anni per la registrazione del
contratto e se si vuole, abbiamo fatto un esempio, due gradini, si vuole abbattere appunto questo ostacolo, ci vogliono addirittura 300 euro, quindi complessivamente circa 700 euro costerebbe un'attività commerciale che vuole rendere la propria attività accessibile a tutti. È per noi assolutamente inaccettabile ed incredibile che il Comune di Pescara abbia sempre chiesto questa cifra andando contro invece tutta l'idea di accessibilità e di necessità di aprire a tutti la possibilità di fruire degli spazi pubblici e quindi della propria realtà cittadina. Avete presentato una mozione in Consiglio? Abbiamo presentato una proposta di deliberazione che vada appunto a inserire tra le esenzioni all'occupazione, al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico appunto tutte quelle installazioni, quindi rampe e scivoli che consentano l'accesso ai disabili. È assolutamente inaccettabile che si paghi per l'occupazione del suolo pubblico e quindi tutti i costi aggiuntivi che dicevo, perché invece deve essere garantita l'accessibilità. È la precondizione per la partecipazione alla città e per fruire, come dicevo, degli edifici pubblici e della nostra realtà urbana. Nel prossimo servizio parliamo di Jobs Act, di un convegno che si è tenuto a Pescara con la presenza di alcuni studenti. Oggi si parla della riforma del lavoro, cosa più importante lo si fa con gli studenti? Certo, perché gli studenti sono i lavoratori di domani. La scuola deve entrare profondamente in questi temi perché prima di tutto gli studenti sono dei cittadini, sono adesso degli studenti, in futuro saranno dei lavoratori, devono conoscere bene le regole alle quali dovranno sottoporsi. Come hanno risposto all'incontro? I ragazzi, come avete potuto anche voi constatare, sono molto attenti, molto interessati, perché in classe abbiamo fatto un lavoro di preparazione. Per un mese più o meno abbiamo, senza trascurare naturalmente l'attività didattica ordinaria, perché quello poi è il supporto di tutto, abbiamo studiato dei documenti relativi appunto al Jobs Act, alla riforma del lavoro, e poi i ragazzi li hanno riferiti, li hanno reinterpretati, li hanno in qualche modo criticati per esporre un proprio punto di vista. Come avete risposto all'incontro di oggi? Beh, abbiamo risposto con una partecipazione molto positiva da parte sia mia che dei miei compagni, dialogare con professori universitari, con sindacalisti, comunque persone che sono estranee alla nostra scuola e che quindi hanno delle esperienze, possono aiutarci a farci capire come sarà il mondo del lavoro tra qualche anno. E questo secondo me è un aspetto molto importante, in quanto in molte scuole questo non accade e fanno studiare solamente gli studenti su pagine di libri e quindi non sul concreto. E ora parliamo di editoria, perché è uscito lunedì 29 febbraio in tutte le librerie d'Italia il libro, la prima pubblicazione del nostro collega della redazione dell'Aquila, Gianmarco Menga, libro intitolato Sportivamente D'Annunzio, il Vate tra sport, giornalismo e letteratura. Il volume è edito dalla casa editrice Edizioni Croce ed è online su tutte le piattaforme più importanti. Sabato 5 marzo in programma la prima presentazione ufficiale del libro a Gardone Riviera nell'auditorium del Vittoriale degli Italiani. E siamo alla pagina sportiva, parliamo di Serie B, di calcio, con le decisioni del giudice sportivo che sono arrivate nel pomeriggio di oggi. 5 giornate di stop per il giocatore della Virtus Entella Simone Palermo, reo di aver colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario. Per quanto riguarda Pescara e Lanciano, sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo l'attaccante della formazione biancazzurra Gianluca Lapadula e il difensore capitano della Virtus Antonio Aquilanti. Parliamo proprio del Pescara, andando a vedere insieme il servizio sulla partita giocata ieri sera allo Stadio Adriatico, partita persa dai biancazzurri per 2-1 con il Trapani. Di male in peggio, dove è finito il Pescara? Questo si chiedono i tifosi biancazzurri dopo la per certi versi sconcertante prova offerta contro un Trapani ordinato ma non certo insuperabile. Quell'offerta contro i siciliani è stata la peggior prova stagionale della squadra di Massimo Oddo, che dovrà pensare probabilmente a fare un bagno di umiltà dopo un mese terribile e alla vigilia della delicata trasferta di Vercelli, dove la squadra sarà costretta a giocare senza Lapadula, che verrà squalificato. Nella fredda serata dell'Adriatico davanti a 7.000 spettatori, Oddo schiera una squadra meno offensiva del solito,
e con Bruno e Mandragora a centrocampo e Verre in panchina, con Verde al fianco di Caprari, con la Padula unica punta di ruolo. Nel Trapani non ci sono Scozzarella e Raffaello, con Cosmi che opta per un abbottonato 3-5-2. Al quarto minuto primo acuto con un tiro di Caprari deviato in angolo da un difensore siciliano. Al sesto la risposta ospite affidata a Citro che conclude in sospetto fuorigioco di poco al lato. Al nono i biancazzurri hanno una ghiotta occasione con Caprari che se ne va in contropiede e serve la Padula che a botta sicura mira all'angolino con Coronado che va a salvare sulla linea, un gol praticamente fatto. Ma il Trapani non sta a guardare, al dodicesimo Citro se ne va in contropiede con Zampano che rischia il fallo e riesce comunque a chiudere evitando guai peggiori. Ma lo stesso Citro si rifà al tredicesimo quando su una bambola della difesa adriatica su cross di Coronado a porta vuota mette la palla alle spalle di Fiorillo per il vantaggio. Il Pescara accusa il colpo e barcolla con la squadra di Cosmi che attacca ancora, non paga del vantaggio. Pian piano i ragazzi di Oddo cercano di reagire e fra il 26esimo e 27esimo ci provano prima di testa la Padula con il pallone che termina alto e poi Mandragora con un tiro centrale. Gara che non vede un attimo di pausa e così al 33esimo è Pektovic a sfiorare il 2-0 che arriva un attimo dopo ad opera di Citro con l'annullamento di Martinelli per un fuorigioco che lascia parecchi dubbi. Il finale di primo tempo non regala altre emozioni con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22. I biancazzurri sembrano più motivati e al nono è Verde che chiama Nicolas ad una parata non facile, è però un fuoco di paglia. Il Pescara infatti preme ma non sfonda e così Oddo manda in campo Mitriza e Acosta per Verde e Benalì. I biancazzurri attaccano a testa bassa senza però riuscire a costruire azioni pericolose. Il Trapani a buon gioco difendendosi mentre Oddo getta nella mischia anche Cappelluzzo provando il tutto per tutto. Nicolas però non viene mai seriamente impegnato e al contrario è Fiorillo al 38esimo con un mezzo miracolo ad evitare il raddoppio di Decenco. Al 44esimo viene ammonito la Padula che diffidato salterà la gara di Vercelli, ma anche la Dea Bendata si ricorda del Delfino e così al 44esimo è Michele Fornasier a ristabilire la parità sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Pescara ci crede al 46esimo ancora Mandragora con un tiro insidioso sfiora il palo, ma il veleno ancora una volta è nella coda e così al 93esimo Eramo approfitta di una dormita colossale della difesa biancazzurra segnando il gol del definitivo 2-1 per il Pescara. È davvero notte fonda. E dopo il Pescara parliamo del Lanciano, punto prezioso ottenuto ieri sera dai rossoneri al Sinigaglia di Como. Brutto primo tempo della formazione frentana che poi si è riscattata nella ripresa ed è riuscita ad acciuffare il pareggio con un eurogol di Bacinovic. Ma vediamo il servizio in merito di Alessio Giancristofaro. Pari sotto le luci del Sinigaglia per il Lanciano che conquista un punto importante e tutt'altro che scontato per quanto visto in campo contro un Como che ha voglia di tutto tranne che di dire addio al torneo cadetto. Maragliulo cambia modulo e lancia titolare dal primo minuto Bonazzoli con Marilungo e Padovan. Per il Como un unico imperativo: vincere, il resto è noia. Fischia abisso di Palermo. Se il Como deve vincere, il Lanciano non deve assolutamente perdere e per non perdere bisogna giocarsi. Ma nei primi 45 minuti di contesa i frentani sembrano aver dimenticato l'importanza della posta in palio. Salvo sporadici apparizioni nelle zone di Scuffè, il primo tempo sarà più o meno simile ad un monologo. L'Ariano, le azioni, decimo minuto, sassata di Bessa da fuori area, Cragno è reattivo. Tredicesimo, Ambrosini calibra dall'out di destra un cross per la testa di Pettinari, ma la traiettoria non inquadra lo specchio della porta. Ventunesimo, azione insistita dei Lariani, l'innescolo da Ganz, la conclusione la griffa Pettinari, la ciliegina sulla torta è di Cragno che compie un prodigio smanacciando la palla sul palo. 31esimo e i Lariani passano sfruttando alla perfezione una rimessa laterale. Palla bascia che verticalizza per Marconi che chiama subito in causa Ghezzal, toccato in piena area di rigore da Armin Bacinovic. Rigore per i padroni di casa e giallo per lo sloveno. Sul dischetto lo specialista Ganz non fallisce. 1-0 per il Como che continua ad insistere. 44esimo, Bagliore Frentano. Corner di Vitale, colpo a volo da buona posizione di Marilungo, ma la palla finisce alta sulla trasversale. Tra primo e secondo tempo Maragliulo non modifica nulla e affida il compito di invertire la rotta agli stessi 11 della prima frazione di tempo.
ma il prologo della ripresa è subito l'Ariano. Bascia prova il colpo dalla distanza e va ad impattare la traversa piena. Ottavo minuto, ancora Como, ancora Ganz che all'atto del dunque, sfruttando un ottimo pallone messo al centro dell'area di rigore dalla destra, non impatta bene la sfera. Ma il Lanciano inizia a crescere. Capovolgimento di fronte, Marilungo insistendo crea apprensione in area lariana. Diciottesimo, Marilungo in qualche modo riesce a servire Vitale che prova a piazzare la palla, ma la mano aperta di Scuffè vanifica l'azione pericolosa del Lanciano. Buon momento dunque per i rossoneri che sfoderano dal cilindro l'invenzione più complessa. 25esimo, Bacinovic infatti inventa un gol bellissimo dalla distanza calibrando una sassata imparabile per Scuffè. 1-1 dunque. 34esimo, Ghezzal defilato inventa un tiro che si stampa sulla parte alta della trasversale che anche in questa circostanza salva il Lanciano. 36esimo, la retroguardia del Como scricchiola e apre un'autostrada a Ferrari che però prova il colpo a volo e non gli riesce bene. 44esimo, Aquilanti stoppa irregolarmente Lanini e Abisso lo rispedisce dritto dritto negli spogliatoi. 47esimo, Di Francesco sguscia sul fondo e sfodera un bel suggerimento per Turchi che impatta la sfera in corsa ma non c'entra la porta. Poi il triplice fischio finale che certifica più o meno due cose fondamentali. La prima, il Como è vivo, e la seconda, la Virtus sta procedendo con una marcia da big, anche se il cammino è ancora irto ed insidioso, anche se nei primi tempi di gioco il Lanciano è quello che è, anche se i pali e le traverse si stanno dimostrando amici del Lanciano. Ma per il momento va più che bene così. E a proposito di Lanciano, sabato in occasione della gara interna con il Brescia per la chiusura del settore ospiti su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, saranno ospitati in Curva Nord i ragazzi delle scuole di Lanciano e del comprensorio Frentano. E chiudiamo con il Teramo, Teramo che sta valutando l'opportunità di presentare un nuovo ricorso per avere un ulteriore sconto sulla penalizzazione dopo la restituzione di 3 punti. Per quanto riguarda il calcio giocato, noi andiamo ad ascoltare il centrocampista Cenciarelli. È stata una partita stradominata dall'inizio, dal primo minuto fino alla fine. C'è il rammarico che ci siamo fatti 2 gol praticamente. Uno l'abbiamo fatto nella porta nostra e l'altro in quell'avversario, però appunto come ha detto prima Brugaletta, l'errore ci può stare, chi non sbaglia vuol dire che non fa niente, quindi. Però adesso voltiamo pagina, dobbiamo continuare con la stessa mentalità, con la stessa aggressività che abbiamo messo domenica in campo e andare a Prato per fare i punti. Voglio che questo sia un capitolo chiuso. Di là di tutto adesso mancano 10 partite, dobbiamo fare più punti possibili, questa vicenda bisogna proprio cancellarla, cioè io personalmente l'ho cancellata e magari ripartire appunto da domenica a fare punti e a macinare chilometri. Il Prato ha bisogno di punti, anche noi abbiamo bisogno come loro, quindi sarà una partita comunque complicata, in un campo che mi ricordo l'anno scorso non era bellissimo, però andremo a fare la nostra partita. Io sto migliorando, mi sto rendendo conto che sugli inserimenti e su appunto seguire l'azione, lo sviluppo dell'azione, sto migliorando. E già il fatto di essermi trovato appunto in quella situazione vuol dire che qualcosa in me sta cambiando. So di aver dato sempre il massimo, nonostante appunto le situazioni che ci sono state quest'anno. E non ho, diciamo, niente di cui vergognarmi e di cui essere rammaricato. Ed è davvero tutto per questa terza edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e dalla nostra redazione vi giunga l'augurio di una serena notte.